Abbiamo anche Marta che ci ha raggiunto, ma alla prossima, quando il ponte sarà fatto, doveva essere, ma non è. E proseguiamo, allora avviciniamoci da questa parte così vediamo anche lo stagno, bene, ecco. Avviciniamoci tutto vicino allo stagno e poi sbuchiamo sulla strada del ritorno. Purtroppo oggi la pesca non c'è stata, tutto è vuoto, ecco qua. Buongiorno, eccoci qua. Quanti chilometri quadrati saranno? 110 ettari. 110 ettari. E quali sono i pesci che si trovano soprattutto? Orate, tigole, soiole, mugli. Tu c'è anche il granchio blu, no? Ma c'è ancora? Qualcosa sì. Com'è buono? Ottimo, non buono. Da mangiare è ottimo, ma è dannoso assai. Quale pesce? Ma lo vendete, lo vendete? Ah, no. È pieno qua. Non bisogna toccarle, non spaventatele, le api ci sono. Ma non lo vendete? No. Allora lo mangiamo noi. Lo okay. Prima lo vendevamo, quando il primo anno che è arrivato c'era a disbisogno. E adesso faccio già per fortuna. Grazie a voi. È perché è dannoso, sì. Bene, allora proseguiamo perché diventano 3 ore e diventa tanto. Caterina, ci sarà un dulcis in fondo? Sì, sì, sì. Ci ha preparato una sorpresa Caterina per il gruppo, chi ha piacere di intrattenersi. Andremo a raccogliere gli amaretti nel campo. Amaretti magari no, un dolcetto. Un dolcetto. Gli amaretti non abbiamo le mandorle, bisogna procurarle, Domina. Le mandorle, le mandorle amare ne abbiamo. Ne abbiamo. Ecco. Sesto cammino di Lodi alle Torri, promosso dall'Ufficio della Pastorale del Turismo della Diocesi di Oristano. Stiamo rientrando da Ispenas, no? Abbiamo pregato le lodi, vero Caterina? Sì, certo. E adesso sempre. Ci stiamo avviando verso il punto di partenza. Questo era un cammino ad anello. E niente, siamo più di 2 ore in cammino, tra una cosa e l'altra. E via. Allora, stanchi di questo sesto cammino, com'è stata? Bello, 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 bello. Certo. Fresco. Prima volta? Bello. Prima volta che l'avete sì, fatto, sì, vero? Sì, sì, sì. Perfetto, allora proseguiamo. Ecco qua. 1 chilometro quadrato di stagno. L'altezza è media è di 1 metro e qualche cosa, il punto più alto è 3,5. Qui la caccia è presente. Ecco, ultimo chilometro prima di arrivare al punto di partenza, si conclude così, Lodi alle Torri, con 22 presenze, più Marta e la nipote che ci ha raggiunto. Oggi è il 7 di agosto, la prossima vedremo lo scarabeo, poi saliremo sino alla torre Scavesai, quel che rimane della torre, scenderemo in direzione del Monumento Mauro di Spagna e poi si rientrerà attraverso il villaggio dei pescatori e l'antica cava dove sono stati utilizzati i blocchi per creare il stupendo, bellissimo campanile di San Vero, tra i più alti della Sardegna, della diocesi di Certo, con i suoi 40 metri. Ecco questo stupendo, meraviglioso pino marittimo, sì, manca veramente poco. Siamo arrivati a 300 metri, lì dietro, eccoci qua, il gruppo sta arrivando.
perfetto. Saremmo potuti passare anche in mezzo ai pini, alla pinetta, ma stiamo costeggiando lo stagno. E adesso siamo qui a casa di Caterina per un rinfresco che appunto ci offrirà a tutti i partecipanti. Ecco qua abbiamo i fichi d'India, quest'anno forse promettono bene, questo è a buon punto, i verdi sono i migliori, ecco, e lì ancora di più. Con Federico. Mi spiace solo perché... Però. Certo che c'è! La foto dell'anno scorso, Gabriele, Federico... Allora, accomodatevi, Maria mi dà una mano, le amiche... Sì. Guardate che cosa ha preparato Caterina, la Sardegna, sì. Ma è eccezionale! Delle torre, non ce la fa... Ecco! Allora, dice, la Sardegna, le stelle... I fiori, la natura, i colori, è la luna, è la luna. La luna, che siamo no, dicendo? E c'è le stelle. E Pellegrini dove sono? Che mangiano Pellegrini. Prendete posto dove volete. Guarda la novità. Sì, la novità. Ah, ecco la Madonna di Spagna piazzata così. Molto so, bene. Se doveva mancare. Guardate qui tutte le rotoballe già raccolte, eccetera. Allora aspettate ad assaggiare, prima facciamo una piccola ripresa. Lì Caterina ha messo tutte le cartoline, le nostre edizioni. Ha fatto un quadro alla fine. Ecco, bellissimo questi dolci così. Quindi ecco la Sardegna con le stelle, i fiori, gli animali vari, molto bello, bellissimo. E qui abbiamo un po' della sua terra, ma soprattutto ha piazzato appunto le varie cartoline che sono una trentina. Avanti, di qua! Siamo qua? La prima edizione, la seconda edizione, eccoci qua, prego. Permesso. Ecco l'attestato. Allora, no, è casa mia. È casa mia, aperta per oggi, per noi al lettore. Ascolta, ma stiamo aspettando anche i bambini, no? A dicembre per Natale. Ecco. A dicembre ne ha acqua tonica o acqua pura? Guardate che ci sono i bicchieri. Prendete, Michele. E mangiate. Questo è tocco. Servitevi, dai che io. Servitevi. Maria? Dov'è Maria? Dov'è l'acqua? Che mio Dio. La Sardegna. Questa è acqua. Ma che questa l'ho fatta io? Guarda i coniglietti, le fiori e le stelle. Dovevo scrivere l'odio al lettore. E com'è? Non ci sei riuscita? No, non ho avuto il tempo, Maria. Perché non ne avevo ancora parlato con Don Ignazio prima di sapere, non l'ho preparato. Se no ci mandiamo anche tutto. Ecco qua i fiori da stiro per macinare. Allora, arrangiatevi, signori miei, siete o amici?